da questa giornata della memoria, come ci ricordava il Vangelo, nasca in noi almeno il desiderio di essere uniti per. Essere uniti per guardare al futuro, ma senza dimenticare mai più alle ore 21 di ogni sera questa nostra campana. Ma per chi suona questa campana dovremmo ricordarcelo e ricordarlo agli altri, il senso di quel rintocco che è provocante, che è interroga ancora. A conclusione ascolteremo una parola del professor Riccardi e quei fiumi, poi andremo a quel fiume a buttarli come segno di rispetto e di omaggio per quelle vittime. Il rispetto è veramente la capacità dell'uomo di rigenerare continuamente una vita bella, una vita buona, una vita giusta. E in questa prospettiva allora ci sentiamo tutti capaci di una giornata di memoria dedicata ai nostri martiri. 12 maggio 1799. È degno di memoria, né mai da dimenticarsi, questo giorno di Pentecoste, in cui il pazzo impeto dei francesi travolse la rovina noi e le nostre case, facendo le stragi. Tutto devastò, tutto rapito dei miei. Non scamparono al mattino né greggi né armenti, non sopravvisse uomo, non vi fu donna, alcunché fanciulla, non contaminata la violenza dei soldati. Quegli empi profanarono gli altari e le cose più sacre. Chi vuol saperne di più, legga a pagina 263 di questo libro La dolorosa lotta e vedrà perché un solo medesimo giorno registri la morte di 500 e più persone. Io proprio in questi giorni leggevo, anche grazie all'amico Raimondo, anzi rileggevo, le memorie del generale francese Thibault. Ebbene, lui, che era uno di quei giacobini venuti in Italia a portare pace, civiltà e benessere, e poi si comportava come si sono comportati qui ad Isola del Liri, ebbene lui parla della sua cittadina di Isola del Liri, che era assessore di 700 morti. Quindi da parte francese addirittura il bilancio drammatico, questa contabilità macabra e drammatica è ancora più sostanziale.